Questa volta, amici cari, con me c'è Chiara Barison. Abbiamo raggiunto nuovamente Santo Stefano di Valdobbiadene, se sbaglio dimmelo, mi raccomando, e siamo al Salis, che è un bellissimo ristorante affacciato su un anfiteatro naturale, potrei dire fantastico. Intanto, Chiara, ti chiedo, perché Salis avrà un significato? Salis, in dialetto veneto della zona, significa, è un particolare terreno, ecco, che c'è qui a Valdobbiadene, in cui nasce Cartizia, in questa zona dove siamo. Ecco, dedicato, diciamo, proprio al territorio. Sì. Sei giovane, hai già una tua esperienza, però è già, insomma, è un po' che ci siete qua. Siamo 5 anni. Lo so che andate bene, perché io sono già stato qui. Senti, tanti piatti, tante idee dalla cucina, tante scelte per chi vi raggiunge. Abbiamo preparato 2 cose veloci, ma abbiamo anche visto altri piatti. Che cosa c'è qui? Come primo piatto abbiamo fatto dei ravioli ripieni di formaggio di malga, qui a Pianezze, qui vicino a noi. Bene. E saltati con un pesto di ortiche. E come... Perciò posso dire che è un piatto del territorio questo, ecco. Poi? Come secondo piatto abbiamo del coniglio rosmarino, l'azienda agricola è qui a Guia, qui vicino, e le patate sono di Moriago della Battaglia. Ecco, perciò un altro piatto decisamente territoriale, che abbiniamo ai vini del territorio. Io però a pranzo ho assaggiato degli antipasti interessanti, qualcosa con le mazzancolle, me li ricordi? Di fiori sì, di zucchina? Le erbette con le mazzancolle, dei fiori di zucchina ripieni di ricotta, sempre dell'azienda di Pianezze. Sì, sì, sì. Poi c'era un crostone bello, mi è piaciuto molto. Lì abbiamo un po' sforato perché c'era il lardo di colonnata. Sì, siamo un po' fuori. Ecco, ma beh, ci sta, un conto è fare del territorio, ma anche un conto abbracciare gli altri. Con l'uovo in camicia, era molto interessante. E poi sempre verdure con una burratina. Sì. Hai visto? Visto il tempo, l'estate. L'estate. Mm. Senti, la clientela fondamentalmente è più italiana o straniera? L'estate è più straniera. Straniera. Però c'è molta affluenza, sì. Sì, 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 sì. Ecco, torniamo al territorio e al vino, visto che Salis appunto richiama proprio il territorio. Lo straniero che raggiunge il tuo locale chiede il vino del territorio, vuole godersi il territorio? Certo, sì, sì. È una cosa che... E anche bene preparato e ben acculturato. Su... Ecco, questo mi interessa molto, è più preparato rispetto sì, a una volta. Sì, sì, sì. Da 5 anni siamo qua, ho visto questa crescita nel miglioramento. Però qui insomma le cantine non mancano, no. I buoni vini non mancano, è vero? Direi insomma che piatti del territorio, vini qui di Valdobbiadene, Cartizia, di queste colline meravigliose, come si fa a non innamorarsi qua? C'è chi arriva e dice ma qua io vado più via, sì, sì. È vero? Chiara, senti, noi ti ringraziamo, sei stata gentilissima, hai però messo anche sul tavolo il formaggio di malga, certo, usato suppongo per il tortello. E poi questa è un classico veneto, direi, non soltanto di qua, proprio della regione Veneto. Allora, Salis, Santo Stefano di Valdobbiadene, c'è la Chiara con tutto il suo staff di lavoro. Se passate da queste parti, vi fermate, vi bevete un buon bicchiere e vi mangiate piatti del territorio, terre, sapori e vini.